Ciao a tutte ragazzi, il vostro Luke e oggi vi trovate qui davanti a voi il sito web Crazy Players. Voi direte Luke, ma che cazzo è questo sito web Crazy Players? Ragazzi, per chi lo sa, l'estate scorsa nel 2017 ho creato la community di gioco Crazy Players. Ovviamente ragazzi, pochi di voi hanno aderito al progetto perché magari ispirava ben poco, non era stato progettato bene, organizzato bene, ma adesso ragazzi si parla di cose serie. Perché dico questo? Perché il progetto prenderà piede in estate, ragazzi, con tante novità, ma per il resto ne parleremo in altri video. Oggi ci concentriamo su quello che è il sito web. Il sito web, ragazzi, ha preso piede molto prima dell'estate per un semplice motivo: perché serve per portare un po' di guadagni all'interno del progetto. Perché dico questo? Come vedete qui davanti a voi c'è diversa pubblicità. A cosa serve questa pubblicità, ragazzi? Per ottenere un piccolo guadagno, perché comunque il guadagno è minimale, dal sito, in modo da poter pagare il dominio. Il dominio che cos'è? Link personalizzato del sito. Lo chiamiamo link per i meno esperti. Tanto è vero, ragazzi, che adesso in alto noterete crazyplayer.altrevista.org. Il dominio cosa fa? Fa personalizzare questo link, tanto è vero che poi sarà www.crazyplayers.it, quindi sarà un vero e proprio sito ufficiale. A che serve? Serve sempre, ragazzi, per portare maggiori guadagni. I guadagni a cosa servono? Ragazzi, in estate promuoveremo nuovi progetti, tra cui un TeamSpeak pubblico, un server di Minecraft o di altri giochi, quindi serve ovviamente un profitto. Però, come detto prima, concentriamoci sul sito web. Come è composto, ragazzi, il sito? Prima cosa, il sito è nato con l'obiettivo, a parte di unire diversi player, ma soprattutto anche per dare consigli a livello di informatico, nel campo informatico, ossia ad esempio configurazione di PC da gaming, che è quello più richiesto attualmente sul web. Tant'è vero, ragazzi, che mettiamo a disposizione un servizio di assistenza, tra molte virgolette. Però, perché parlavo che prenderà piede in estate? Perché in estate, ragazzi, per chi lo sa, il 17 luglio compierò 18 anni. Da quel momento in poi potrò aprire, ovviamente, tra virgolette, ancora di più, un negozio online. Questo che permetterà di fare? Permetterà di creare delle configurazioni, assemblare computer per poi venderle. Come si svolgerà la cosa? In base alle vostre esigenze, vi aiuterò a trovare la configurazione adatta, l'assemblerò e poi ovviamente mi pagherete. Però questo, ragazzi, è un progetto futuro e prenderà piede più in là. Oggi concentriamoci su quello che è il sito, che si divide principalmente in quattro categorie: la community, dove ci sono tutte le novità riguardanti la community, ossia il TeamSpeak, appunto l'operazione di configurazione computer e i vari canali YouTube. Poi c'è la sezione notizie videogames, che è quella che può interessare un po' di più, dove vengono annunciate le varie news sui videogames. Come ad esempio, qui ci sono le news dello streamer Ninja che guadagna 500.000 dollari al mese, beato a lui. E poi c'è la notizia di Fortnite in arrivo alla Season 4. Queste, ragazzi, sono piccole notizie, sono poche, ma perché il sito è stato aperto oggi. Adesso non so quando voi state guardando il video, ma io lo sto registrando il 29 aprile. Detto questo, andiamo alla prossima categoria, che è PC Hardware e Software. Anche qui, ragazzi, è lo stesso discorso. Si parla di consigli, si parla di opinioni, di idee sulle varie componenti di un computer e infine c'è la sezione informatica che si basa sulla programmazione in Java. Perché in Java? Perché ragazzi è quello che sto studiando io nella mia scuola e in questo modo mano a mano che studio le cose ve le promuovo sul sito. Detto questo ragazzi il sito è questo. Praticamente ci sono qualche pubblicità, c'è un minimo guadagno, ma si parla di centesimi che però magari accumulati un giorno potranno aiutare a portare avanti i progetti. Ma soprattutto vi chiedo di fare una cosa: appena entrate nel sito, questa è la home, andate giù e andate ad iscrivervi al sito. Come funziona? Mettete il vostro nome, che può essere Luca, può essere Luke, può essere Creeper33, nomi a caso, e poi l'email. La vostra email, ovviamente. A cosa serve? Per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Perché, ragazzi, questo community, vi ripeto, ha anche come obiettivo quello di creare un forum, quindi magari in futuro ci saranno dibattiti stessi sul sito. È un modo per informarvi sul mondo della tecnologia. Detto questo, spero che il progetto vi piaccia. Mi raccomando, in descrizione trovate tutti i link utili, a partire da un link donazioni se volete supportare il progetto di tasca vostra senza visitare il sito. Trovate ovviamente il link del sito web e appena verrà acquistato il dominio troverete il nuovo link e poi trovate Telegram e Instagram del mio canale YouTube, proprio per rimanere aggiornati su queste notizie. Detto questo ragazzi ci becchiamo al prossimo video, mi raccomando vi aspetto sul sito e ciao a tutti ragazzi!